Siamo turisti, sì. E stiamo andando a goderci la città. La Pieve, Piazza Grande, ma soprattutto gli affreschi di Piero della Francesca e simboli di Arezzo continuano a richiamare un gran numero di turisti che anche per questo weekend pasquale sono arrivati nella nostra città. Ci eravamo organizzati per tempo, per cui a tempi non sospetti ci siamo organizzati a venire ad Arezzo. Vi piace? Sì, beh, prima giornata sì, molto, finora. Adesso abbiamo prenotato anche delle visite ai musei, alla chiesa. Il Piero della Francesca. Esatto, quella alle 15, già prenotata. Ci sono stata per caso qualche mese fa e l'ho voluta rivedere in primavera. Mi è piaciuta tantissimo. È una città a dimensione Duomo, con tanta natura anche qui proprio nelle vicinanze. Cos'è che l'ha colpita della nostra città? La Pieve, in particolare la Pieve e la tranquillità. Mi è capitato di essere qui un sabato mattina, c'era gente, ma era vivibile. Ma inizialmente per vedere gli affreschi della Vera Croce di Piero della Francesca e poi perché è una città bellissima, insomma, quindi stiamo vedendo le varie opere d'arte presenti. Ecco, cosa vi ha colpito di Arezzo? Devo dire che mi piace moltissimo, adesso avendo girato solo un po' per la città, la piazza che c'è dietro la Pieve, Piazza Grande, e anche il palazzo di Vasari, progetto, quindi a lato della Piazza Grande, monumentale, molto bello insomma. E se c'è chi arriva, qualcuno ha deciso di passare questo fine settimana pasquale, soprattutto nel giorno della Pasquetta, fuori porta, ma tanti aretini hanno deciso di rimanere a casa. Penso una gita fuori porta. Ma ancora non abbiamo deciso, ma sicuramente con gli amici. La Pasqua, a casa con mia figlia e il marito. La Pasquetta, andate via la città fuori porta? La Pasquetta sono ospite di una zia, che sono sempre fuori.